Bentornati e bentrovati all'appuntamento con la parola del Signore. È nel sabato del silenzio che ci immergiamo, il silenzio di un'attesa lunghissima, di un'attesa che non sappiamo dove ci porti. Dio ha smesso di parlare, Dio ha smesso di respirare, Dio ha smesso di essere con noi. E che cosa rimane all'uomo in quell'attesa? Rimane la speranza. Perché è questo che non ci viene detto tante volte, che quando Dio smette di parlare, che quando Dio smette di essere con noi, quello che ci rimane non è la disperazione, quello che ci rimane non è la paura, quello che ci rimane non è il terrore, quello che ci rimane è la speranza che Lui ricominci, è la speranza che Lui riprenda a parlare, è la speranza che in questo mistero di croce possa accadere qualcosa di impensato, di inaudito. Non sappiamo se questa cosa accadrà, non sappiamo come accadrà, ma sappiamo che questa cosa avverrà davvero. Cioè non ne controlliamo niente, non ne controlliamo nessuna coordinata, eppure sappiamo che Dio la farà. Sappiamo che in qualche misura Egli si manifesterà. Così quando un matrimonio sembra sul punto di finire, quando una vita sembra sul punto di finire, quando un dolore sembra averci portato via tutto il gusto del vivere, quando un nostro errore, un nostro peccato sembra averci portato via la possibilità di un riscatto, di una dignità, della vita che avevamo sognato e che ci era stata promessa, rimane in fondo quell'ultima speranza, che non è la speranza dei greci, che rimane in fondo al cassetto, no? E che in qualche misura porta con sé tutti i mali del mondo. Ma è la speranza di Cristo che ricomincia a essere amico mio, ricomincia a essere amico di chi era perdente, di chi era perduto e diventa ritrovante, ritrovato per sempre. Cari amici, in questo giorno di mistero e di silenzio, sappiamo solo una cosa, che abbiamo bisogno che un cenno venga dall'oscurità, che qualcosa ci venga incontro. Che un nuovo inizio accada. Buona Pasqua, Pasqua di speranza per voi, per noi, per chi vive in tutti i punti del mondo, per chi è sotto le bombe, per chi non sa sperare, per chi non ama, per chi ha smesso di credere che si possa amare. Buona Pasqua, perché la Pasqua c'è e la Pasqua vince per tutti.